Benvenuti ancora da Fiera EOS 2024. Giovani Federcaccia oggi è qui con Marco Parenti, vicepresidente dello Jouer Sound Club, nonché presidente del gruppo conduttori Cani da Traccia di Piacenza, di cui anche il sottoscritto fa parte. E oggi parliamo di un'attività che è magari poco conosciuta, soprattutto in alcune zone dell'Italia, il recupero di animali feriti. Principalmente è destinata al recupero di ungulati feriti, anche se in alcuni paesi mitteleuropei il recupero è applicato anche ad altri animali come la volpe o il tasso, e nonché ultimamente anche alcuni predatori come l'orso e il lupo. Volevo parlare oggi di questa attività poco conosciuta proprio per spiegare cos'è, perché la chiamiamo attività, non caccia. Il recupero degli ungulati feriti, sia per azione di caccia che per incidenti stradali, non è considerato caccia, non è normato dalla 157, è normato da dei regolamenti regionali, per cui è un'attività di pubblica utilità, non è per niente paragonabile alla caccia. Si interviene da conduttore di cane da traccia abilitato, con cani da traccia abilitati in prove ENCI, questo perlomeno in Emilia-Romagna, altre regioni hanno normative leggermente diverse. Comunque non è un'attività che può essere improvvisata, perché si chiede un impegno, un lavoro al cane talmente gravoso che un cane non addestrato, non preparato coi dovuti modi non riuscirebbe a fare in nessun modo. Ecco, abbiamo cominciato ad accennare al fatto che ovviamente è presente il cane ed è presente un conduttore, quindi è il binomio che è attivo per il recupero, non certo il cane, non certo solo la persona, è il binomio che lavora. Quanto è importante la corretta relazione tra cane e conduttore? A differenza delle forme di caccia per cui un cacciatore può essere bravo anche col cane di un altro proprietario, in questo caso il conduttore deve avere un ausiliario talmente affiatato ai quali manca la parola solamente. Cioè, è addirittura noi conduttori di cane da traccia abbiamo il cane in casa moltissime volte, dove si può perlomeno, e abbiamo un cane col quale parliamo costantemente, lo addestriamo quotidianamente, perché il lavoro è molto complesso. Un cane da solo non riuscirebbe a risolvere una ricerca di un ungulato ferito, per questo ci necessita di un binomio. Il conduttore dovrà essere preparato molte volte anche fisicamente, perché gli animali feriti tendono a ripararsi in luoghi angusti, in canali, in fiumi, nell'acqua, nelle rocce, per cui anche la fisicità del conduttore è importante, e soprattutto la fisicità anche del cane da traccia. Non dovrà essere un cane troppo grasso o un cane debilitato, perché farà fatica in questo lavoro che per lui è comunque un lavoro faticoso. E soprattutto il cane dovrà saper mantenere la concentrazione necessaria per arrivare in fondo a questa traccia. Per ultimo, una curiosità e in realtà anche una sensazione che ho avuto frequentando ormai da qualche anno il gruppo conduttori Cani da Traccia di Piacenza. L'idea del gruppo: un conduttore può lavorare anche con il suo cane singolarmente, fare recuperi quando viene chiamato. La forza di un gruppo sul territorio. Ecco, la forza di un gruppo sta alla base dei risultati, perché un conduttore con un cane da traccia potrà recuperare, però rimarrà un recupero fine a se stesso. Nessuno trarrà vantaggio dal suo lavoro, magari positivo, per cui si comunica poi al gruppo sempre i problemi che ha incontrato in traccia, i problemi, come funziona. Però c'è un altro fattore importantissimo: il gruppo è assolutamente indispensabile, perché i ferimenti non sono tutti uguali.
Può esserci un ferimento che necessita di un cane che sa inseguire, di un cane che sa bloccare, oppure un ferimento è facile, si preferirà mandare un cane giovane, un cane che deve imparare. Ecco la forza del gruppo. Poi la forza del gruppo è anche perché molte volte interviene un secondo binomio, se il primo non riesce a portare a termine il lavoro. Per cui è indispensabile un gruppo affiatato, un gruppo di amici, un gruppo che lavora assieme anche negli addestramenti. Grazie Marco, ci sarebbe tantissimo da dire. Oggi chiudiamo qui, per chi volesse saperne di più, Marco Parenti, Costantino Gentile. Arrivederci a tutti.